Io non sto nella pelle perché oggi si decide il futuro di questa carriera giramondo. Le opzioni sono svariate. Ne abbiamo parlato nello scorso episodio, vi ho lasciato un piccolo sondaggio per capire effettivamente la vostra idea e vi devo ringraziare perché sotto nei commenti dello scorso video mi avete dimostrato di essere una grande community, avete espresso il vostro parere nel migliore dei modi e vi devo ringraziare, raga. Grazie, mi sono sentito veramente, veramente al sicuro grazie a voi. E non è cosa semplice, non mi sono sentito giudicato per l'errore fatto. In tanti pensavano che vincendo il campionato saremmo stati ai gironi della Champions asiatica, o comunque la Champions che viene chiamata qui Asia Continental Cup. Abbiamo sbagliato. Ci può stare, succede questo quando magari non si conosce bene il campionato in cui siamo, ma ho voluto rischiare. Io sto scoprendo tutto questo insieme a voi per la prima volta. Purtroppo non è il caso di rimanere all'Adelaide. Mi dispiace tantissimo, mi dispiace tanto perché stavamo costruendo un'ottima squadra e avrei voluto portarli, magari perché no, in una fase finale di questa Asian Continental Cup, ma non è possibile. L'idea che mi era balzata in testa era quella di tradirli, perché non si vedeva spesso una cosa del genere, no? Si passa dalla parte opposta, si va dai diretti avversari. Purtroppo però il gioco non ci dà la possibilità di farlo, perché ho fatto delle prove per conto mio e se andiamo a vedere gli incarichi per quanto riguarda le australiane, c'è solamente il Western United che gioca la Asian Continental Cup. Non c'è mai, mai e poi mai il Melbourne Victory. Perché questo? Perché nella realtà sono due grandi rivali. Esiste proprio un derby tra queste due squadre e quindi non si può andare al Melbourne Victory. Non voglio andare al Western United perché è una squadra troppo più scarsa. Al Melbourne ci sarei andato. Mi piaceva questa idea un po' del traditore, no? Carriera traditore giramondo, sarebbe stato bellissimo. E secondo me è ancora un pelo troppo presto per andare in Europa. Ho trovato per questo un incarico folle, ma che mi attira tantissimo e non pensavo di poter arrivare a prendere questa scelta. Lo decidiamo adesso insieme. C'è l'Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, che raga, è nel girone con il Melbourne Victory. Allora, l'obiettivo sarebbe questo. Proviamo a vincere la Champions asiatica con l'Al Nassr e poi ci leviamo dalle palle. Una toccata e fuga dal campionato arabo e via. E via! Così andiamo a toccare un altro campionato che se andassimo già in Europa potremmo toccare solamente a fine carriera. Sono sincero. Ma chi lo sa, forse alla fine di questa carriera giramondo io vorrò tornare ad Adelaide. Sta di fatto che mi sembrate belli carichi. Vorrei, prima di prendere la decisione, andare a controllare una cosa. Perché l'Al Nassr è secondo. Noi potremmo, oddio, non so quando finisce il campionato, ma noi potremmo anche provare a vincere il campionato in Arabia. Allora, sicuramente la decisione è presa. Dobbiamo salutare questi ragazzi. E un po' mi dispiace, perché avete voglia di dire un pochettino mi ero affezionato, sono sincero. Vabbè, adesso tutte le stats sono andate. Un pochettino mi ero affezionato. Mi sarebbe veramente piaciuto portarmeli fino alla fine, però non è possibile, non è possibile. È arrivato il momento, ragazzi, di prendere un'altra strada. Io spero che voi, amici di YouTube, siate d'accordo con questa scelta. Qui su Twitch sono abbastanza carichi, mi verrebbe da dire. La scelta come allenatore è che sono stato tradito dalla società che mi aveva detto che avrei partecipato alla Champions e così non è stato. Mi hanno preso in giro, quindi io ho deciso di andare in una squadra con la Champions League. Siamo convinti, vero? Io sto per andare in Arabia Saudita. Non so se su YouTube si vedono cose del genere, però, oh, noi il campionato australiano l'abbiamo vinto. Ora obiettivo vincere il campionato arabo e la Champions. Richiesta all'Al Nassr. Un ringraziamento all'Adelaide United. È arrivato il momento di intraprendere una nuova avventura. Mister Menzo diventa il nuovo allenatore dell'Al Nassr. Con tutti i soldi che avete, ha brutto.
tutti i ceffi, 16k a settimana. Cosa ci faccio con 16k a settimana? Scusatemi. Non ci faccio niente. Non compro niente. Non compro neanche una macchina, un'abitazione. Scelta unica. Che non è stata effettivamente dettata dal cuore, devo ammetterlo. È stata dettata semplicemente dalla Champions asiatica. Da dove mi sono infilato? Non so come ho fatto la scelta giusta. Questa è peggio di una Furious Challenge. Abbiamo ancora tante partite. Possiamo vincere il campionato molto bene. Ed eccola la coppa ad aprile. Molto molto bene. L'unico problema è che chiaramente adesso abbiamo il calciomercato chiuso. Ragazzi, non possiamo fare acquisti. Ma in realtà potremmo poi andare ad acquistare qualcuno dalla Adelaide per la prossima stagione. Ora però dobbiamo andare a scoprire la nostra rosa. Allora, Ospina, in totale decadenza, Ospina mi è assolutamente il portiere titolare. Non voglio vedere un 62 in porta. Ospina, eccolo lui. Terzino sinistro, abbiamo Conan. Lui sarà il mio terzino sinistro titolare ed è davvero un ottimo terzino, devo ammettere. Abbiamo poi altri terzini, Goran Pandev, Kazem, lo possiamo dare via. La difesa centrale, Alamri, ottimo. Alvaro, va bene. E Madu. In difesa centrale ci siamo, non siamo messi poi così male. Come non siamo messi male sul terzino destro? Al Gannam, assolutamente. Abbiamo tanti mediani, tantissimi mediani, Alassana, Al Kaibari, Ali. Bisognerebbe poi valutare se questi esterni... Mamma mia, Lapsi, che pippa. Bisognerebbe valutare se questi esterni mi fanno un po' di upgrade, chiaramente, da Ali. Questa è la questione importante. Abbiamo un trequartista, Al Nayai, di 27 anni, che non è male, secondo me. Però non corre molto. Da valutare. Shiloh Tracy? Ma te che ci fai qua? Shiloh! Cosa ci fai qua, Shiloh? Fammi vedere un po' di stats. 90 di velocità scatto. Attenzione! Attenzione! Al Gannam. Cristiano Ronaldo, come sostituto in attacco, abbiamo delle pippe veramente al sugo. Adam, ciao. Marran, ciao. Cristiano Ronaldo però mi sta calando tantissimo. Taliscone invece non molla un centimetro. Qualche centimetro l'ha mollato, pure qualche scureggia forse per la vecchiaia, però vabbè, insomma, ci può stare Anderson, ci sta. Rimani sempre un gran giocatore. Allora, a questo punto, scusatemi, facciamo così. Va bene, facciamo così, va bene. Le tattiche oltre a passare a Ronaldo e Talisca ci sono? Assolutamente no. Assolutamente non ci sono tattiche qui. Da quando esistono le tattiche nel campionato? No. Gli allenatori vanno e dicono: ragazzi, oggi è giornata di partita, andate in campo e date il vostro meglio. Passate a Ronaldo e a Talisca. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. E infatti l'Al Nassr è uscito da qualsiasi cosa esistente nella realtà. Ma questa è una sfida non solo per me ma anche per voi. Vi sfido a continuare a guardare la serie. No, a parte gli scherzi, non vi preoccupate perché staremo veramente poco, giusto il tempo di toccare la rabbia, di prendere qualche soldo e scappare con la refurtiva. Non abbiamo obiettivi se non vinci la Coppa Asia Continental Cup, mi piace, vinci il campionato, vabbè, proprio, vedete, la società non dà altre indicazioni, vinci. Io sono prontissimo per andare a giocarmi questa partita, ragazzi. Proviamo subito la squadra. Siamo contro la Lueda. Gli imprevisti, parola alla community, saranno un pochettino diversi, chiaramente, perché alcuni erano dettati dai giocatori dell'Adelaide, ma cercheremo di sistemarli. Oppure potete scriverne chiaramente dei nuovi. Imprevisti per partita. 3-2-1. Rivoluzione. La squadra titolare viene cambiata per i suoi 5 undicesimi. Posso ricominciare a registrare? No, non si può, non funziona così, perfetto. Io mi segno già Ronaldo da 1 a 11. Il 6, il 4. Ti prego Ronaldo, salvati. Il 9, lo salvo. Il 4, di nuovo. Il 10, eccoci. Il 5, il 4, mi è Al Amri. E quindi dentro l'Ayami, ovviamente. Fuori Al Gannam. Ottimo, dentro Bouchal, perfetto. Ma fuori anche Al Kaibari, ma io che problemi ho? Ho Ali, fuori poi 7, 8, 9, fuori Al Nayai, dentro Tressi, non ho assolutamente nessuna difficoltà da questo punto di vista. Fuori Ronaldo, dentro
Adam, i detrattori di Bosuki. Dove sono i detrattori di Bosuki? Adesso giochiamo con Adam. Adam 63, Bosuki 62. Vogliamo ricordarlo? Andiamo in campo, sempre sul pezzo e forza al Nasr. Falisca. Per Adam. Vabbè ragazzi, dai, basta. Ma è il numero 9, tra l'altro, Adam. Fatta? Fatta lei, non io. 1-0. 1-0 gol di fatta. 1-0 gol di fatta. Ma c'è subito l'assist di Anderson Talisca. Abdul Fatta. Ma tu, Adam, perdonami, ma che problemi hai? Perché poi nella maglia ci sono due T? Vabbè, Talisca è ancora caldo. Dammi sta palla, Cannon. No, Conan, scusatemi. Gareb. Adam. Ma chi siete, oh? Ma chi siete? Ragazzi, 2-0 a neanche... Madonna, vinciamo tutto! Mamma mia, si vede che questo modulo lo addomestico. Questi sono scarsi forti, ragazzi. Non ci credo! In 10 minuti stavo per fare il testo. Oh, comunque, ragazzi, a parte tutto, qua ci si diverte e basta. Alla fine, in qualsiasi squadra andremo, tra di noi ci divertiamo. Ma sapete che in game non sono così merde? Adam, no, Adam, no, il controllo, bravo Adam, mai smettere di lottare. Talisca, non ci credo, ancora. Talisca, vabbè ragazzi. Talisca è troppo più forte di tutti. Bellissimo riportarlo in Europa, se devo essere sincero. Bellissimo. Sta pensando al ritiro, Ronaldo, non mi dici niente. Vabbè, sono l'allenatore. Fatta! Per favore, possiamo dimostrare a tutti che il tuo cognome è totalmente sbagliato su di te? Finisci quel primo tempo, ma non solo il primo tempo, anche la partita, ragazzi. Devastanti, nonostante la rivoluzione, si va al risultato, 3-3, ma... Ancora fatta, sempre fatta! 4-1. Il risultato finale, bene, direi un ottimo esordio sulla panchina dell'Al-Nasr. Però scusami Cristiano, io ci sono rimasto un po' male sulla questione ritiro, eh. Cerchiamo di ragionare, nessun prolungamento, lo dici a un tuo familiare, non al tuo mister, grazie. Quanto vuoi? Ti do 90k, dai. Che hai avuto pochi soldi in questi mesi. Anche te, Talisca, che stai a fa? Non prendiamo decisioni troppo affrettate, per favore. Attenzione, un'offerta molto importante per Alapsi. Quasi quasi mi sentirei di rifiutarla, ma no, accetto, perché effettivamente è una bella offerta, ci sta. No, Adam non si vende assolutamente. Rifiuto ogni singola offerta. Bloccate le offerte. Allora, dicevamo, vivaio. Vediamo se c'è qualcuno di interessante. Abbiamo un Guillermo Muñoz, che non promuoverei adesso. Abbiamo un altro portiere. Pinto mi è un'ala, ragazzi. È una TT. Non ala, fidati. Me fido. Nel frattempo siamo primi, attenzione. Andiamo a giocarci questa partita contro l'Alfaia. Imprevistiamo questa partita, nessun imprevisto. E direi che ci andiamo con la formazione titolare. Posso provarla ufficialmente. Andiamo in campo sempre sul pezzo e forza al Nasr. CR7, io è la prima volta che provo Cristiano Ronaldo da quando faccio la carriera allenatore, credo, ragazzi. Non credo di averlo mai provato in carriera allenatore. O almeno in una carriera allenatore... che miseria. Almeno nella carriera allenatore che ho portato qui sul canale. Perché questi sono diventati forti? Prima non erano così forti gli altri. Mamma mia, Ospina, bravissimo. Ritornami giovane, CR, ritornami giovane. Madonna mia. Ma ti cacano in testa, Cristian. Dai. Ma sei o non sei il calciatore più forte del mondo? Sei o non sei? Ancora Ospina che pensa al ritiro. Bravo CR, bravo, l'umiltà di questo calciatore, che troppo spesso è stato criticato. Ma Ronaldo è cambiato, lo so che Ronaldo nella realtà avrebbe tirato, ma Ronaldo è cambiato. Ma che cosa fai? Non te l'ho chiesto. Ma Ronaldo è cambiato, Talisca, solo un allenatore può controllare le furie e le ire, vabbè, di Cristiano Ronaldo. Io! Cosa vuoi? Oh? Ma sei fuori? Bella! Bella! Come si fa Sium? Sì! 2
2-0! Eccolo il primo Sium in questa carriera giramondo. Io resto qui, non mi ritiro. Vamo raga, bocca al lupo, forza al nastro. Sì. Vai Gareb. Comunque sto Gareb qui... Ma chi è quello lì davanti, scusi? Chi è lei? Ma cosa ci fa qua davanti? Al Naji! Chi sei? Dentro Tracy, spostiamo Cristiano Ronaldo qui. Dentro Adam. CR. Ma chi sei? Ma chi sei, Ronaldo? Sì. Vai, dentro Bouchal. Te prego! È buona! È buona, era un'apertura. Ronaldo, la tiene viva. Adam! Me lo fai il Sium? Me lo fai il Sium? Fatta? Sium! No, non è proprio Sium, però va bene lo stesso. Adam! Bellissima l'apertura, tra l'altro. Bellissima l'apertura del numero 18. Bella. Cercata, tra l'altro. Siamo troppo forti, raga. Siamo troppo fatti, anche. Fatti di Adam. Finisce... Da quando? Ma da qua? Ma direttore di gara, ma lei è fatto. Ma da quando si fischia... Con il computer vicinissimo alla mia porta. Questa è una novità in Arabia, non pensavo. Boh, raga, siamo splendidi. Siamo splendidi. Anderson Talisca è un giocatore ancora sopra le righe. Sempre per restare in tema fatti. Allora, siamo contro il Damak. Ma noi in che mese siamo dell'anno? Ma dopo c'è l'Aldalà. Occhio, perché l'Aldalà vince. Però l'Aldalà è più forte. No, questa la andiamo a simulare, dai. Possiamo vincerla? Ma porca. Niente, siamo la squadra nettamente più forte. Vabbè, andremo a giocare la partita contro l'Aldala Club. E nel prossimo episodio, ragazzi, inizia la Champions. Nel prossimo episodio inizia la Champions. Ovviamente con la formazione titolare. Non voglio addentrarmi in cambi malsani. Quindi andiamo a fare l'imprevisto. Prima era uscito nessun imprevisto. Adesso esce Spazio e Regas, un giocatore della primavera subito titolare. Molto bene. Spazio e Regas. E allora noi chi spazia? Oh, attenzione, perché Christensen mi diventa un'ala sinistra. Beh, però Christensen, un danese. Christensen. Dentro Christensen, titolare al posto di Al-Gareb. Christensen, non fare il timido. Andiamo in campo, signori. Sempre sul pezzo e forza al Nastra. Christensen che dal nulla si trova a titolare con Ronaldo. Esatto. Cristiano Ronaldo. E trovano subito il gol. Ci pensa lui. Ma cosa fate voi due? Ma questo era Sium? Ma dai, ma mi hai tolto un Sium così? Rivediamo. Assist di Christensen. Guarda, ha colpito la mamma porta, mia. Mamma mia. Comunque sto Alvaro qui ci avrà anche 47 anni, ma non è male. Ma cosa vuoi tiki taccare? Stai commentando il campionato arabo. Oh, spina! Mamma mia. Ronaldo, attenzione Talisca. Talisca! Ci pensa lui. Insacchettato anche Anderson Talisca. Abbiamo fatto una collezione incredibile. Troppo più forte. Madonna mia, Christensen. È un 51 Christensen, eh? Christensen! Talisca! Rete e con questo sale a 2 oggi l'impressione che potrebbe trovarne anche altri. Boh. Ma non è siamo a un livello totalmente superiore. Doppio assist di Christensen, doppietta di Talisca. Siamo troppo più forti. Siamo fortissimi, ragazzi. Cioè, in confronto al livello del campionato, mi sembra di star giocando a principiante. Guarda questo. Bene, ragazzi. Abbiamo vinto anche questa. Possiamo andare a simulare, assolutamente. Diamo il risultato, ci portiamo a casa altri 3 punti e andiamo avanti. Proseguiamo. Di questo passo possiamo giocarci anche 5-6 partite senza nessun tipo di problema. Attenzione, perché abbiamo un po' di offerte per il trasferimento. Al-Fatil, assolutamente sì. Al-Sulaim, assolutamente sì. Al-Cagliari, Marrano e Al-Habsi. Oh, ma vedete che Al-Habsi è super richiesto, ma nessuno se lo porta a casa alla fine. Allora, abbiamo preso un po' di vantaggio, giusto quei 4 punti dall'Al-Hilal, quindi velocizziamo un pochettino le cose, perché ci potrebbe essere il nostro esordio in Champions. Sì, dai, lo facciamo oggi il nostro esordio in Champions. Classifica. Sì, si simula anche contro l'Albatin. Si simula anche l'Albatin. Vittoria contro l'Albatin. Siamo in Champions. Il nostro sogno si avvera. Non c'è una grafica, non c'è niente. Ma neanche proprio, vabbè. Purtroppo non ci siamo riusciti con l'Adelaide. Sarebbe stato bellissimo. Abbiamo cambiato squadra apposta per giocarci
questa competizione continentale. Mi sarebbe piaciuto, come vi ho detto all'inizio, farla con il Melbourne, da traditore, proprio per avere questa figura, no, del traditore. Però va bene anche così. Occhio però, perché l'abbiamo visto con l'Adelaide, questo Melbourne Victory è una squadra forte. E adesso qui si smette di scherzare. Adesso qui non si scherza più. Nani versus Ronaldo, bellissimo, i due si rincontrano. Dobbiamo imprevistare. Oh no. Vabbè, non commento nella partita più importante. L'1. Il karma è veramente una merda. 7, 11, Talisca. 10, Ronaldo. 9. Bene. Andiamo in campo così, sempre sul pezzo e sempre forza al Nasr. Andiamo a battere quei balordi del Melbourne. Non ce la faccio qua, Dani. Lascia partire il tiro. Mamma mia, Pimmer, come ti chiami? Hanno messo subito in chiaro le cose. Sono un po' spaventato. No, Dani, non ce la posso fare. No, sono abituato senza voce. Adesso che non possiamo manco più chiamare Cristiano Ronaldo, a Dani, levati dalle palle, per favore, non ce la posso fare. Sultano. Adamo! L'avevo vista dentro. Fatta, madonna santa, sfiorato il palo, fatta. Tracy. Adam! Adam, fatta! 1-0 al Nasr, ma con un gol alla Cristiano Ronaldo. Ma deviata? Ma che deviata! Ma che gol ha fatto! Ma è un gol incredibile! C'è bisogno di rivederla, Fabio. Guardate come l'ha colpita! Ma guardate come gira! Vabbè, siamo avanti! Lo stiamo facendo per l'Adelaide, in realtà, ragazzi. Noi stiamo eliminando il Melbourne, lo stiamo facendo per l'Adelaide. C'è tensione nell'aria, eh? E non solo tensione. Occhio al sub! Niente, c'è il pareggio. E beh, d'altronde con un 62 in porta è quello che può succedere. Ogni tiro un gol. Cioè, alla fine, al primo tiro, non che noi ne avessimo dati molti di più, però stati bravi a farla girare. C'è bisogno della polverina magica di Cannon, di un passaggio decente almeno nella vostra vita. Qualcuno stecchi Nani, vi prego. Ok, via. No, Gareb, ti prego. Mamma mia, Alchidikidi. Grazie. Non so che fare. Ho paura di perderla questa, ragazzi. Ah, madre. Sì, vabbè, ma guarda questo come che palo ha preso con due giocatori miei davanti. Gareb! No, Izzo! Mettiamo Alassan. No, Izzo! Che parata che ha fatto sto qua. Te prego, Adam! Ancora Izzo, non ci credo! Mamma mia, Izzo! No, c'è la miseria! Mannaggia, non pensavo che mi potessi stare veramente così tanto sulle palle. Mannaggia la miseria! Finisce qui! Va bene, dai. È un punto contro il Melbourne, che secondo me, se devo dirla proprio tutta, ci può stare. Cioè, nel senso, allora, secondo me non è meritato per il Melbourne. Ma sì, hanno preso anche un palo. Ma sì, dai, ci sta, un punto, un pareggio che ci sta. Più che altro, quello che volevo dire io è che secondo me questa squadra è la principale indiziata per vincerla. Non so che ne pensate voi. Allora, adesso andiamo a vedere chiaramente la classifica. Migliar, vinto, più 10 da attaccante. Madonna mia, che culo. Perché anche Shandong Taishan ha pareggiato contro l'Ulsan Hyundai. Hanno fatto 0-0, da questo punto di vista molto molto bene. Sicuramente l'Ulsan Hyundai non è una cattiva squadra, però se la possiamo giocare forse. Il prossimo episodio lo apriamo con la partita contro l'Al Hilal. E se dovessimo portarci a casa quella, le successive partite di campionato, ragazzi, le simuliamo. Oddio, non lo so poi, perché in caso potremmo alzare la coppa. E poi ci giocheremo la coppa, l'Asia Continental Cup. E poi si entrerà nella successiva stagione, in caso dovessimo passare i gironi,
che la competizione si terminerebbe, se non ricordo male, a ottobre. Detto questo, raga, il video di questo nuovo episodio della carriera allenatore giramondo finisce qui. Spero sinceramente che la scelta che ho fatto vi sia piaciuta. È chiaro come, e ci tengo a ripeterlo, l'Al-Nassr non sia una realtà spettacolare. Però qui stiamo facendo una carriera allenatore giramondo. E il fatto di aver toccato anche l'Arabia Saudita, secondo me, gli dà un non so che di prezioso, vi dico la verità. Sperando di portarsi a casa il campionato arabo, così avremo già due campionati in due anni, e chiaramente con l'augurio di poter andare avanti nella competizione asiatica, che è quella un po' che mi ha fatto firmare per questa squadra, ecco. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, noi ci vediamo in un prossimo video, sotto la mezza prossima. Ciao a tutti ragazzi.